tutto è partito da qua. Massilo, una bambina di 3 anni, mi chiamava così, non riusciva a dire Massimiliano, diceva Massilo, Massilo, vieni. Benzina? Presa. CD? Presa. Ok, megafono ce l'abbiamo, andiamo. Avvisiamo la gentile clientela che lo saluto posto del Caritacum sta per arrivare alla viale Moncada 16 a Librino. Che lo sento che sta partendo? Siamo venuti qui e siamo una decina di animatori. Tra di noi c'è nascosto qualche pedagogista, qualche psicologo o qualche puro volontario. E siamo qui attraverso il gioco per cercare di entrare nel cuore di questi ragazzi. Il loro cuore spesso è tra le sbarre del carcere del papà, tra un fratello che sta spacciando. A volte accanto a noi in questo momento succedono situazioni di illegalità. E noi veniamo a dire ai bambini, vieni, vieni a fare il bambino con noi, vieni a giocare, a vivere la tua età. E i genitori li invitiamo a giocare con noi. Infatti abbiamo pensato di costruire dei giochi, sono tutti giochi costruiti da un volontario che si chiama Massimo, costruiti con materiale di riciclo, e sono giochi che richiamano un po' la vecchia tradizione popolare. Vecchia tradizione che aiuta a far giocare grandi con piccoli. Questo era un deposito adibito allo smontaggio, allo stoccaggio e riciclaggio dei pezzi di motorini rubati. Un prototipo di un trampolo di quelli là da circo, e loro camminavano su questi pezzi di legno. Dice, ma come, non sai camminare? Sì, però camminare sul pezzo di legno dava la sensazione di essere un funambolo. Tutto è partito da qua. Massilo, una bambina di 3 anni, mi chiamava così, non riusciva a dire Massimiliano. Diceva Massilo, Massilo, vieni. E quindi i bambini, ma perché Massilo? Perché Massilo? E Massilo, Massilo costruisce giochi, Massilo viene qua. I miei figli sono venuti qua, tutti e quattro. Ognuno ha visto questo posto qua con occhi diversi. Hanno giocato con i libri, hanno giocato con i giochi, hanno visto la televisione, hanno fatto i laboratori. Sono bambini, come in tutto il quartiere, in tutto il mondo. I bambini giocano, dagli da giocare. Puoi portarli in capo al mondo, anche in un quartiere come questo, che non sembra tanto bello agli occhi della gente, ma è un quartiere come tanti, perché dove c'è un quartiere della gente ci sono bambini, e bambini che vogliono giocare, non vogliono stare chiusi in casa. Portare questa esplosione che poi portano loro, perché il loro sorriso, la loro voglia di giocare insieme, di scoprirsi, è veramente come dire, è scoppiata la vita.